Benvenuti a quest'altro tutorial. Oggi vediamo un'altra possibile tecnica. La pagina che state visualizzando è un generatore di rumore bianco, rumore viola o rumore marrone, che sono diverse frequenze, diverse gamme di frequenza, però web-based, per cui non ha bisogno di nessun tipo di installazione. Il funzionamento è molto semplice, l'indirizzo è questo, simplynoise.com, e il funzionamento è molto semplice. Ora sentirete, in questo caso scegliamo il rumore bianco, e sentirete quello che si ascolta. Ecco, ora proviamo invece col rumore viola, altre frequenze. E poi infine col rumore marrone, altre frequenze ancora. Una volta scelta la frequenza che più ci aggrada, abbiamo altre due possibilità. Quella di far partire una oscillazione per rendere le frequenze ancora più particolari, cioè in realtà questa oscillazione ci permette di abbassare e di alzare ritmicamente il volume, di conseguenza abbiamo un effetto, se lo stiamo usando per quello, un effetto rilassante, ancora maggiore. Vediamo come funziona. Una bassa frequenza di oscillazione. Se riclicchiamo un'altra volta, quando compaiono le tre linee, avremo un'alta frequenza di oscillazione, per cui andrà più velocemente da destra a sinistra, e poi abbiamo una media frequenza di oscillazione. Poi possiamo addirittura eseguire decidere per quanto tempo debba l'oscillazione continuare. Per cui, ecco, cliccando sul timer potremo decidere il tempo. Con le levette andiamo su o giù. In questo caso impostiamo 5 secondi, diamo l'ok. Questa funzione. Niente, il funzionamento è molto semplice. Qui potrete trovare altri software se date un'occhiata. Quello che possiamo provare a fare è poi,
aprire per esempio Audacity. Aprire Audacity e far partire tipo di frequenza che preferiamo e iniziare a registrare il rumore sul gruppo, contemporaneamente il rumore bianco e magari anche la nostra voce. Questo può avere svariati utilizzi. Poi possiamo stoppare e vedere se siamo riusciti a ottenere qualcosa di interessante. Tutto qui. Il rumore bianco e le altre colorazioni, noise, pink, il viola e il marrò, in questo caso tenete presente che non erroneamente si pensa che sia stato attribuito alle frequenze il colore, in realtà Brown deriva dal ricercatore, dallo scopritore di questo tipo di frequenza che appunto si chiamava Brown, per cui non c'entra niente il colore. Sono diversi tipi di frequenze che ci inducono in uno stato molto rilassante, per cui ognuno può scegliere la propria frequenza per vedere con quali ottiene migliori risultati. In metafonia possono essere utilizzati come base per vedere se tramite questo rumore bianco magari possiamo riuscire a ottenere alcuni file audio diciamo, che sfruttano queste frequenze particolari. Per cui, ripeto, l'utilizzo può essere vario, ma diciamo, è molto interessante anche l'utilizzo che se ne può fare durante la giornata per staccare un po', diciamo, dare un po' di pace al nostro cervello sempre più affollato e stressato. Infatti, queste frequenze non fanno altro che mantenere in uno stato vigile il cervello, però nello stesso tempo rilassarlo. Il rumore bianco è quello che produce anche la risacca, per cui il rumore bianco del mare, diciamo, quelle sono anche frequenze, infatti, molto rilassanti, frequenze bianche prodotte da un effetto naturale. Ok, tutto qui e alla prossima.